Buongiorno a tutti, grazie per la presenza. Presentiamo oggi con il Vice Sindaco, Assessore alle Manifestazioni, la terza edizione di un evento molto apprezzato a Casale e in tutto il Monferrato, la festa del Tartufo Bianco del Castello del Monferrato. Faccio una premessa: per tanti anni ci è stato domandato come mai non ci fosse alcuna manifestazione nella città di Casale che richiamasse i tartufi. Casale è capitale di un territorio, vuole essere il capofila, vuole essere il sostegno per i tanti piccoli comuni dell'area e quindi non vuole assolutamente entrare in competizione con gli eventi esistenti. Abbiamo quindi scelto un format diverso all'interno del castello per presentare uno dei prodotti di punta del nostro territorio, il tartufo bianco. Ancora oggi troppe persone pensano che il tartufo bianco venga solo da alcune aree del Piemonte e poche persone sanno che le valli del nostro territorio, in cima alla Valle Genza, alla Val Cerrina, le aree collinari del comune di Casale offrono una produzione tartufigena straordinaria. E quindi la festa del tartufo al castello è l'apoteosi di questa produzione e della capacità dei trifolau e dei loro cani di ricercare il tubero più pregiato al mondo nelle nostre colline. Quindi grazie all'ufficio manifestazioni per aver anche quest'anno organizzato questa kermesse. Apriamo subito dicendo che la nostra volontà nei prossimi anni, e ci riuniremo già alla festa del tartufo, sarà quella di unire sotto un'unica impronta comunicativa tutte le fiere del tartufo del territorio. Perché vogliamo fare questo? Perché crediamo nella forza del territorio e quindi non riteniamo di concentrare in un unico luogo gli eventi sul tartufo, ma vogliamo offrire ai turisti, alle persone che visitano il territorio, tante settimane di fiera itinerante in tutti i borghi del Monferrato. Prego Emanuele. Allora io mi aggancio alle considerazioni fatte dal sindaco per ripercorrere brevemente quali sono stati i passi che hanno portato alla intuizione sull'organizzazione di questa festa. Innanzitutto è necessario un ringraziamento preliminare, che è quello a Confcommercio, perché l'ideazione di questa manifestazione nella città di Casale nasce da una collaborazione che si è protratta nei 3 anni di svolgimento della manifestazione con l'associazione di categoria dei commercianti. L'idea, come giustamente sottolineava Federico, era proprio quella di rendere Casale già capofila di un territorio più vasto, anche sede di una manifestazione legata al tartufo, da raccogliere sotto l'ombrello della festa del vino, perché io ci tengo sempre a sottolinearlo, l'impostazione nell'organizzazione delle manifestazioni che noi abbiamo voluto dare alla nostra rassegna annuale è quella, vista l'importanza e il successo della festa del vino, è di raccogliere sotto un unico ombrello, sotto un'unica nomenclatura, tutte le manifestazioni cosiddette minori. Così nasce la festa del tartufo, che diventa un ulteriore appuntamento della festa del vino. Essendo un ulteriore appuntamento, ne ricalca in parte il format. Quindi si tratterà non solo di una fiera tra virgolette campionaria, cioè di una fiera mercato, che ci sarà ma non sarà la parte preponderante, con l'esposizione di prodotti enogastronomici del nostro territorio, nonché ovviamente del tartufo, ma sarà anche un momento conviviale con la presenza di numerose installazioni per la somministrazione di cibo e bevande. L'altra, insomma, a mio parere, felice intuizione di quest'anno è stata quella di abbinarla con il Torchio d'Oro per dare maggiore lustro anche al nostro concorso enologico. Voi sapete che già la festa del vino è legata a doppio nodo con il Torchio d'Oro, perché uno dei criteri di partecipazione per i produttori alla festa del vino è quello di acquisire punteggio partecipando al nostro concorso enologico. Ancora di più lo sarà la fiera del tartufo, perché ci sarà la possibilità durante i giorni della festa di poter assaggiare i nostri vini del Torchio semplicemente comprando il calice marchiato festa del vino, con il quale sarà possibile avere fino a 3 degustazioni dei nostri vini caratteristici che hanno partecipato e vinto il Torchio.
altra nota di colore è per cercare di ravvivare un pochino più la festa, quest'anno il momento conviviale, cioè la cena del sabato sera, sarà accompagnata da un piccolo spettacolo musicale che seguirà immediatamente la somministrazione dei pasti, quindi chi verrà a cena potrà anche fruire gratuitamente di uno spettacolo musicale. I giorni, è inutile che ve li sto a dire, sono scritti nel comunicato. All'inaugurazione seguirà insomma un giro illustrativo della fiera, poi verranno aperti i banchetti, le cucine e si potrà per due giorni degustare e assaporare i vari prodotti. Come la festa del vino, anche la fiera del tartufo non è solamente momento conviviale o mostra mercato, ma è anche un momento di approfondimento sul prodotto, per cui quali eventi collaterali della manifestazione, ci saranno tanti piccoli momenti tra convegni, conferenze, la possibilità di scoprire come vengono fatte la cerca dei tartufi con i cani, la possibilità di portare i propri cani ad tra virgolette addestrarsi per capire come funziona il meccanismo, insomma ci saranno tanti piccoli, la degustazione dei tartufi con un momento di approfondimento dove ci verrà spiegato come viene valutato un tartufo quando lo si compra, insomma ci saranno tutta una serie di piccoli approfondimenti. A chiusura, dopo i ringraziamenti dovuti a Confcommercio, ci sono i ringraziamenti dell'Associazione dei Tartufai della Valle Genza, che è un altro partner indispensabile, da noi personificato dal professor Emanuele Rendo, che è il nostro referente principale, che è veramente il nostro partner indispensabile, perché è il trait d'union tra noi e il prodotto, conoscitore vero di questa meravigliosa specialità del nostro territorio. Dimenticavo la collaborazione per quanto riguarda l'aspetto vino, comprenderà anche l'AIS, che metterà a disposizione del personale per spiegare i vini durante la somministrazione, quindi non si va a degustare le oltre 90 etichette del Tocchio alla cieca, ma ci sarà qualcuno che ci spiegherà esattamente che cosa stiamo assaggiando.